prima di parlare, pensate, perché parole poco pensate potrebbero produrre parecchie puttanate. Figo. È da una vita che non usavo questa fotocamera per registrare. Questa che è la mia prima fotocamera in assoluto, la Canon 600D. E niente, oggi volevo riportarvela sul canale. Sapeva molto di cane secco questa cosa, vero? Probabilmente sì. Probabilmente sì, ma io stimo molto quello che fa lui. C'è una cosa nell'ultimo periodo che ho sempre desiderato fare: iniziare un video dicendo: ragazzi, io questo video non lo volevo fare. È bellissimo. Ieri è successo un patatrack, no? Molti di voi ne sono a conoscenza, tanti altri no. Io ho provato a tenervi aggiornati nei miei social, un po' come potevo. In realtà non volevo dire niente, perché più che altro è una cosa brutta, una rottura di coglioni assurda. E più se ne parla, più magari succedono ste cose. Cioè, incrociamo le dita, tocchiamo ferro, eh. Soltanto che sotto al video di oggi stavo vedendo che in tantissimi mi dite: perché non parli di quello che è successo ieri? Perché non hai fatto un video a riguardo? Va bene, dai, facciamo sto video sfogo. Ieri sera ero a Bergamo all'inaugurazione della birreria di AK Informatica. In una serata del genere una persona vuole pensare a tutto fuorché a problemi legati a stronzate. E beh, dovete concedermela qualche parolaccia in questo video, anche voi mamme che so che mi seguite, che vi arrabbierete sicuramente alla prossima fiera, però qui c'è da dare un po' di educazione. Vuoi fare l'educatore? Ma noi siamo finiti. Arriva un messaggio a Surri da parte del mio cellulare, del mio numero di telefono, con scritto: beh, tutto sommato non è così difficile hackerarti il cellulare, caro Stefano. Aspettate che mi metto il cappello, che fa più figo se lo dico col cappello. Lì per lì ovviamente non capivo di cosa stesse parlando, perché non ero stato io a mandare quel messaggio. Allora Surri prende il mio telefono, va su WhatsApp e inizio a vedere che piano piano vengo aggiunto in tantissimi gruppi. Sei stato aggiunto di qua, sei stato aggiunto di là, gruppi dove bestemmiano, gruppi dove mettono foto brutte di cui non voglio neanche parlare, e nell'arco di 5 minuti inizio a essere bombardato da messaggi di persone che mi conoscono e persone che non mi conoscono ma che in qualche modo hanno il mio numero. Inutile dirvi che il giramento di cazzo in quel momento era a 1000, perché ho già cambiato 4 numeri di telefono, 4 numeri di telefono, 4 numeri di telefono, l'ho detto 4 volte? Non lo so, spero di sì. E visto che è una palla assurda fare i contratti con le società, poi disdirle perché si pagano le penali, mi sono ampiamente asfaltato gli zebedei di questa cosa. Come caspita hanno fatto? A quanto pare sono riusciti ad entrare nel mio cellulare e di conseguenza anche nel mio account di Facebook, prima che appunto riuscissi a smascherarli tra virgolette e a riprendere il controllo. Hanno pubblicato delle cose su Facebook, cose che violano i termini e le condizioni che uno accetta quando si iscrive, quelli che uno salta sempre e non legge mai. E quindi adesso io ho dovuto cambiare il numero di telefono, quindi una sbatta assurda, che poi dovrò dare il numero a tutte le persone che conosco, ricollegare tutti i miei account con quel numero, due palle assurde. E sono pure bloccato da Facebook, perché Facebook ha detto: hai pubblicato una cosa che non dovevi, ora ti banniamo per 2 giorni. Pazienza, non posterò stupidaggini su Facebook per un paio di giorni, non è importante. Quello che però è importante capire, ragazzi, è che ad oggi non ci si accontenta mai di quello che abbiamo. Si vuole sempre qualcosa in più, si deve strafare. Fare, non basta mai il minimo indispensabile, bisogna sempre avere di più. Perché dico questo? Perché io vi faccio un esempio: se io trovassi il numero di Emily Ratajkowski, secondo voi faccio un gruppo su WhatsApp dove lo pubblico? Avrei delle scimmie urlatrici nel cervello che sbattono i piatti così in testa. Ringrazierei il cielo per averlo trovato, in qualche modo cercherei di mandarle un messaggio con la speranza che questa non mi blocchi, per poi poterci parlare in futuro, perché se poi diffondi il numero e mi scrivono in 70.000 persone, perché stamani mi sono svegliato e c'erano 10.000 messaggi, ora ci sono 115.000 messaggi, è normale che uno non risponda innanzitutto a nessuno e che poi sia costretto a cambiare numero. Vi dirò di più: il mio numero in realtà ce lo avevano già 5 o 6 fan e potranno testimoniarlo queste persone con le persone che appunto conoscono, perché io parlavo con loro quotidianamente quando mi scrivevano o quando potevo e avevamo fatto un patto che loro non avrebbero dato ovviamente il numero a nessuno e io avrei continuato a parlare con loro. Non chiedetemi come anche queste persone abbiano ottenuto il mio numero, perché io non lo so come fate ad ottenere i numeri delle persone, ma il principio è che non dovreste neanche cercarli, come quando venite a suonare a casa
casa mia, di mia nonna, di mia mamma. Ragazzi, io sono sempre a Milano, sono a Firenze 2 giorni ogni morte di papa quando capita, e cioè già il papa si sta toccando le palle. Qua ci vive la mia famiglia, non potete stare a telefonare tutto il giorno e a venire a suonare il campanello. Va bene la notorietà e tutto, ma qui si parla di vita privata, di privacy, cioè lasciate le persone in pace. Io a volte torno, ci sono i pellegrinaggi sotto casa mia, folle di persone che vengono a suonare, cioè non è normale come cosa. Se mi incontrate per strada, va benissimo, è fighissimo, ci salutiamo, facciamo una foto, ma non potete andare a casa delle persone. Cosa facciamo, ragazzi? Ditemelo voi, perché io non lo so più, io sto perdendo la fiducia a volte nella situazione in cui siamo, perché succedono cose assurde, profili hackerati in continuazione, come se poi servisse a qualcosa, gente che non fa altro che volere il male degli altri, ma perché? E vi dico questo perché ho scoperto poi che il numero è stato pubblicato su un gruppo di Telegram con 6.000 persone che non seguono manco il mio canale e che sono arrivate magari ad offendermi. Cioè io addirittura non solo dovevo leggere i messaggi di sconosciuti, che magari sai, se leggi ciao Step ti stimo è una cosa positiva, per quanto ci siano 100.000 messaggi così sul cellulare e non è bello perché non ti fermi un secondo, arrivano notifiche in continuazione, però se poi arrivano anche offese, minacce di morte, vi rendete conto che non è normale. Ora vi faccio vedere una cosa figa per sdrammatizzare la situazione. C'ho il cappello che è reversibile. Oh yeah! Metti un cappello per non far sembrare una merda i tuoi capelli, ma sembrano comunque una merda. Che poi, se noi fossimo sempre barricati in casa, non facessimo mai eventi, incontri, potrei capire la voglia di vedere una persona a tutti i costi. Però abbiamo girato tutta quanta l'Italia. Certo, so che molti di voi magari non sono riusciti a venire, ma non ha senso prendere la macchina, che caspita ne so, da Roma e venire fino a Firenze per suonarmi a casa, perché è capitato anche una cosa del genere. Cioè io non ci sono a casa, non vivo più in questa casa, non mi prendo la responsabilità nei confronti dei vostri genitori che vi accompagnano qua, perché io non vivo qua. Piuttosto, facendo un discorso diretto alle persone che mi hanno rubato il numero di cellulare, riuscite in qualche modo a rubare quello di Amira Tchaikovsky? Vi pago, vi posso pagare in natura, if you know what I mean. Mangio al posto vostro, quando non avete fame dalla nonna mangio io, e di conseguenza ingrasso al posto vostro, va bene, non è un problema. Tanto ci sarà il solito bordello nei commenti: Steppi, ma sei famoso, quindi è normale che succedano queste cose. Famoso può essere un cantante, un attore o un calciatore. Io sono semplicemente fortunato. Inizia sempre per F, ma è tutta un'altra cosa, perché ho iniziato nella mia cameretta a fare video 6 anni fa, quasi 7 ormai, con questa fotocamera. No, in realtà ce n'avevo un'altra, questa l'ho comprata dopo con i pochi soldi che c'avevo da parte, perché miglioriamo la qualità, almeno magari qualcuno mi si incula. E per puro caso i miei video sono piaciuti alle persone che popolavano questa piattaforma. Siamo cresciuti insieme, perché YouTube non era niente 7 anni fa e adesso è diventato quello che è. YouTube per me è diventato anche un lavoro. Non lo negherò mai che è il lavoro più bello che potessi mai desiderare, e smentirò sempre coloro che mi diranno: ma tu non fai un cazzo, fai solo i video su YouTube. Ma voi siete bevuti il cervello, voi avete il nastro isolante che vi ferma la circolazione. Ma avete capito quante cose facciamo noi mates al di fuori di YouTube? Quanti progetti, quante cose belle anche per voi. Vedi perché sbaglio? Perché quando fai questo video, Step, parli a tutti allo stesso modo, ma non dovresti, perché ci sono le persone che ti vogliono bene e le persone che rompono i coglioni. Certe frasi sono indirizzate solo a quelle che rompono i coglioni, per sperare di fargli cambiare idea, per aprirgli un attimo gli occhi, perché cazzo, cioè avete le fette di prosciutto sugli occhi. Comunque è allucinante, ragazzi, questi video sono terapeutici nel vero senso della parola, perché dopo che li ho fatti mi sento proprio bene, perché so di aver detto le cose come stanno e come penso. E a proposito di progetti, ora che è appunto iniziato l'anno nuovo, vi illustreremo piano piano tutto ciò che andremo a fare, e ci sono cose davvero strafighe. Che poi, ripensandoci bene, questa cosa del numero di telefono è una goccia in un mare di tante situazioni brutte che uno vorrebbe evitare. Vi faccio un esempio a caso, che però è davvero importante, perché qui si parla di truffa. Ci sono tantissime foto che mettete voi su Instagram dove ci taggate, dove indossate delle felpe o delle magliette che non sono originali e che quindi sono state plagiate dai negozi presso i quali le avete comprate. Questa, ragazzi, è una truffa bella e buona. Io vi ricordo che se voleste comprare del nostro merchandising, l'unico negozio ufficiale è quello che trovate in descrizione, e non ce ne sono altri, c'è solamente quello, tutto il resto è una truffa. E qui non si parla di ragazzate, di rubare un numero di telefono, ragazzi, qui si parla di rubare un
marchio registrato e lucrarci sopra, perché poi ho visto molti di voi che le pagano addirittura di più di quanto costano sul sito con cui siamo affiliati, che è likestar.it. Siamo completamente impazziti. Quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, vi invito semplicemente a riflettere spesso prima di fare una cosa. Pensate prima di parlare, pensate, perché parole poco pensate potrebbero produrre parecchie puttanate. È la regola della P, è il fondamentale, pensare. Ma non è che voglio farvi la ramanzina perché mi credo chissà quanto saggio, ma anche io sono stato più piccolo e quando ero più piccolo ho fatto anch'io delle scemenze. Ho imparato col tempo che bisogna pensare un po' di più semplicemente prima di fare le cose. E ve lo dice una persona che è molto impulsiva, cioè mi capita di fare al volo quello che mi viene in mente, che mi passa in quel momento, però riesco anche a pensarci per quanto io sia impulsivo. Buono, ragazzi, io direi che questo video può terminare qua. Mi auguro di non dover più cambiare il numero, ovviamente. Era un numero semplicissimo da ricordare. Quello nuovo, non ci capisco un cazzo, sono tutte cifre diverse. Ora vedi la gente che inizia a scrivere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chiama. Vi saluto, vi ringrazio. Ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Sono contento di essermi sfogato e grazie per avermi ascoltato. Se ancora non hai fatto iscriviti al canale, qua da sempre è tutto. Certo, avrei potuto farla anche così l'outro, eh. Sarebbe stata molto più figa. No, non ditemi che ho guardato tutto il tempo lì, invece che qua. Porca miseria. Il mio vizio.